In arrivo a novembre un nuovo bonus proveniente dal decreto aiuti ter. Si chiama bonus 150 ed è una tantum indirizzato a quasi 22 milioni di italiani, che si suddivide in dipendenti, pensionati, per chi lavora con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, colf, badanti e autonomi. Per il sussidio a questo bonus previsto dal decreto aiuti ter, che è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, verranno stanziati circa 3,2 miliardi di euro. Per richiedere il bonus bisognerà avere un tetto del reddito non superiore a 20.000 euro, al contrario di quello da 200 euro, la cui soglia era di 35.000. Anche le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza potranno usufruirne, a patto che nel nucleo non ci siano beneficiari di altre indennità. Un gruppo di studiosi provenienti dalla Shanghai Tongji University, all'interno di un articolo pubblicato sulla rivista Mother, hanno rivelato come funzionerà la mascherina anti-Covid del futuro. Arriva dalla Cina, appunto, e sarà una vera e propria mascherina smart, dotata di un sensore in grado di rilevare la presenza di infezioni o di virus nell'aria. Ciò è reso possibile grazie alla presenza di un gel, grazie al ritmo del respiro. Inoltre, il dispositivo di protezione intelligente preleverà i campioni che saranno analizzati in tempo reale, 10 minuti, e chi indossa la mascherina riceverà un messaggio sul proprio smartphone con la risposta. Uno degli autori dello studio, Ying Fang, ha spiegato che funzionerebbe molto bene in spazi con scarsa ventilazione, come ascensori o stanze chiuse dove il rischio di essere infettati è alto. La nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione ha rilevato che neanche un contratto a termine su 100 supera l'anno di durata. Nel secondo trimestre il 37% delle nuove posizioni lavorative approvate infatti prevede una durata fino a 30 giorni, il 36% da 2 a 6 mesi e solo lo 0,5% superiore all'anno. Ad aumentare l'incidenza sul totale delle attivazioni di contratti a brevissima durata, 23,7% fino a una settimana, e la riduzione nelle altre classi di durata. Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici è il focus del Memorandum of Understanding fra Terna, gestore della rete elettrica nazionale in alta tensione, e Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli scali della capitale. L'accordo, che segna un passo importante verso la transizione energetica del primo polo aeroportuale italiano, è stato firmato dall'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, e dall'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. È un accordo per mettere a fattor comune esperienze, conoscenze sulle tecnologie, sull'innovazione in questo senso. Terna è impegnata con un piano industriale importante da 10 miliardi di euro, in cui più di un miliardo è dedicato proprio all'innovazione tecnologica. Quindi mettere a disposizione anche di un partner importante come Aeroporti di Roma le conoscenze che noi abbiamo, sia quelle pregresse sia quelle in divenire, è molto importante. Si può insieme sviluppare sistemi e metodologie che saranno dedicate principalmente appunto a temi della sostenibilità e dell'impatto energetico. L'impronta carbonica è quella che va ridotta, noi lavoreremo molto sulla mobilità elettrica, su temi come l'efficientamento energetico, ma anche su tematiche importanti come l'utilizzo, come noi facciamo già, della robotica per automatizzare i nostri processi e per renderli sempre più sicuri. Rappresenta un passaggio fondamentale, il settore aeronautico è un settore strategico per il Paese, ha una sfida importante di transizione ambientale ma anche digitale di fronte a sé, e naturalmente Aeroporti Roma deve essere, come dire, front runner in questo percorso, e per farlo diciamo si vuole avvalere e cooptare, diciamo, le migliori eccellenze nazionali. E quando si parla di transizione all'elettrico, quando si parla di efficienza energetica, non può mancare sicuramente il contributo di un leader, del leader nazionale in questo senso, e quindi sicuramente Terna. Non parliamo soltanto però appunto di transizione elettrico, un focus di questo accordo sarà anche nel nome della resilienza infrastrutturale, e quindi una delle direttrici di questo accordo, che è un accordo concreto, sarà anche sulla manutenzione, quindi nuovi sistemi avanzati di manutenzione per la maggior disponibilità e affidabilità delle nostre infrastrutture.